Studio Tirri, radiologia e diagnostica per immagini. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Corso Umberto 100, Licata. Diomare, consulenza assicurativa. Assicurazioni vita e danni, previdenziale e fiscale, via Adonnino 11, Licata. Siamo al limite dell'area, poi desiste, sempre palla sul mancino, pallone a Minacori, palla sul destro, tiro schiacciato, masticato, prima occasione per il Licata, la parata, pallone a cercare Abercon col petto, buono, rotulo, prova la conclusione, i duelli in aria, cross sul secondo palo di testa Orlando, Curro tutto di prima, lanza, Murgia ancora, sfera che arriva, lanza un tiro cross, che per poco non crea apprensione a Smith. Questa volta, quella volta, vide Licata retrocedere. Attenzione, adesso a Minacori, ha un buon pallone sul destro. Troppo altruista Minacori. Di Tizian, pallone tagliato, coi pugni Valenti con caparbietà. Adesso lo fa filtrare, palla Vasil dai 20 metri, il tiro Valenti sui piedi di Teliz, che è la cicca. Pallone in mezzo, Curro di testa non riesce a indirizzarla verso la porta. Curro qualche minuto fa, adesso il pallone lungo a cercare Abercon, palla che rimbalza al limite. Attenzione, errore dei difensori, cade giù Abercon, il gol! E il gol ha segnato Calogero Minacori. Il Licata in vantaggio con Minacori che ha sfruttato la defiance, il grossissimo errore della difesa gioiese, si è infilato tra le maglie viola ed è uscito vincitore dopo che erano usciti tutti a vuoto. Il gran lavoro anche di Abercon a dar fastidio a difensore e portiere, poi a porta vuota Minacori non ha potuto sbagliare. Al 45esimo minuto cambia il risultato al Saraceno, Licata 1 Gioiese 0, Calogero Minacori, sempre per Minacori che è in posizione regolare, entra in aria Minacori, la sterzata, prova il gioco verso Abercon, finalmente Abercon, primo gol in campionato, un missile raso terra su cui si sono piegati i guantoni di Smith che non ha potuto nulla, e cambia ancora il risultato all'ultimo secondo di gioco, al primo tempo Valentin Abercon porta il risultato sul 2-0, un gol preziosissimo quello dell'argentino. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Per mister Romano, attenzione, adesso alla Gioiese con Vasi e il tiro centrale, la blocca Valenti. Curro trova un buon varco per Murgia, Murgia carica il destro verso la porta, palla fuori non di molto. Organizzare la manovra, trova Rotulo, Rotulo le finte sull'avversario che cade giù, Oliveira, attenzione, Rotulo troppo centrale, ritorna Minacori a dar manforte, poi Murgia ancora con il destro e il pallone che arriva, danza sull'area di porta e c'è il gol di Stefano Curro, forse il pallone era anche entrato sulla tiro di Murgia, però poi Roy Curro ha ribadito in porta di testa, cambia ancora il risultato, Licata 3 Gioiese 0, prima gioia per Curro, rimanere comunque all'afgano, allarga per Titizian, il tiro ad incrociare, ci mette le punta delle dita Valenti e quindi Rotulo, arriva anche Pedalino a dar manforte, Rotulo vediamo se prova la giocata personale, ancora Rotulo, atterrato, fallo e rosso per Latella. Cipriano va a Rotulo, però sbaglia tutto. Ancora scambio di fatta Minacori, tutto di prima, posizione regolare. Rotulo, Rotulo, il pallone per Minacori. La insegue Rotulo, la insegue anche Zamani. Rotulo alla meglio, non c'è fallo. E adesso è un 2 contro 1, 3 contro 1, anche 4 contro 1. Rotulo per di fatta, tu per tu, di fatta. 4-0 ed è la prima volta anche per Salvatore di fatta. 32esimo della ripresa, cambia ancora il risultato. Licata 4, Gioiese 0 di fatta. Praticamente una prateria per i giocatori giallo-blu e poi un gioco da ragazzi. Sinistra entra in aria dal vertice, palla in mezzo a Zamani, il suo tiro, calcio di rigore su un fallo di mano da parte di Cappello. Fischia Cipriano, la rincorsa di Teliz e Valenti la para
mantenendo inviolata la propria porta, era andato ad incrociare l'uruguaiano sul lato corto a sinistra, prova a sfondare, ci riesce di fatta e fischia tre volte il direttore di gara, finisce 4-0 per il Licata, una vittoria scaccia crisi, possiamo dire che serve tanto per la classifica dei gialloblu che salgono a quota 37, due gol per tempo nella prima frazione hanno segnato Minacori ed Abercon, nella seconda hanno arrotondato Curro e di fatta. Hai voglia di una vacanza e vuoi risparmiare? All'agenzia Viaggi Vivere e Viaggiare troverete oltre 500 offerte last minute per l'Italia e l'estero. Studio Tirri. Radiologia e diagnostica per immagini. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Corso Umberto 100, Licata.